Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in un nostro nuovo video. Io sto sorseggiando una tazza di acqua calda, sono le 8 del mattino e adesso prepariamo subito la colazione con dei buonissimi pancakes, perché oggi ragazzi vi facciamo vedere che cosa mangiamo noi in un giorno, cominciando appunto dalla colazione. Seguiteci fino alla fine, mi raccomando, perché scoprirete delle ricette molto semplici, facilissime da fare e ovviamente senza glutine e latticini. Ora, come vi ho detto, io ho già pronta qua la padella per cuocere i nostri pancakes, saranno di grano saraceno. Ovviamente le ricette di oggi e soprattutto la colazione è priva di zucchero bianco, quindi zuccheri raffinati eccetera. Utilizzeremo soltanto pochissimo miele per addolcire, però voi potete tranquillamente ometterlo. Quindi adesso vi faccio vedere come ho fatto la pastella dei pancakes. Sono facilissimi da fare e vengono bene con varie farine. Quindi in una ciotola ho unito due uova. Poi ho aggiunto 75 g d'acqua e ho sbattuto bene le uova. Ho aggiunto anche un pizzico di sale e poi un pizzico di cardamomo in polvere, che è una spezia buonissima. Dopodiché ho incorporato gradualmente 110 g di farina di grano saraceno. Qui potete utilizzare anche altri tipi di farine, i pancakes vengono benissimo. E poi ho mescolato bene il tutto con la frusta. Dovrete ottenere una consistenza molto molto cremosa. Poi ho aggiunto anche 2 g di lievito in polvere, ma va benissimo anche del bicarbonato. E a questo punto ho scaldato una padella leggermente oleata con dell'olio di semi di girasole ed ho cotto i pancakes coperti a fuoco medio per pochissimi minuti. Io ne ho cotti 2 alla volta perché avevo una padella abbastanza piccola, ma voi potete anche cuocerne 3 o 4 insieme. Con queste dosi otterrete circa 8 pancakes, in base a quanto grandi li farete. Ovviamente col resto della pastella ho fatto la stessa cosa fino a quando ho cotto tutti i pancakes. Ora per guarnire abbiamo usato dello yogurt di soia al naturale, un paio di cucchiaini. Poi abbiamo usato un cucchiaino di miele, ma voi potete tranquillamente ometterlo. Va benissimo anche dello sciroppo d'acero, per esempio. E poi ho aggiunto una spolverata di semi di chia e qualche nocciola tostata. Buoni. Beh, devo dire che i pancakes fatti con una farina di grano saraceno così sono veramente buonissimi, soffici. Beh. Le nocciole ci stanno anche benissimo. E mi piacciono un sacco come colazione. E comunque si possono fare anche in versione waffle, se avete la macchinetta, buonissimi come colazione. Beh, comunque le nostre colazioni o sono pancakes, oppure crepe, oppure waffles. Cos'altro? Oppure waffles. Lo stesso impasto fatto in più forme. Pancakes, waffles, crepe. Oppure a volte, devo dire la verità, ci capita anche di saltare la colazione. Vero. Quindi andiamo, cioè ci ascoltiamo molto il nostro corpo ed è ciò che consigliamo di fare sempre. Perché alla fine, se
ti alzi appunto senza aver fame, non devi obbligarti a mangiare, ecco. E bisogna seguire il proprio corpo. Quindi a volte ci capita di non mangiare a colazione, ma di mangiare a pranzo un po' prima, magari anche prima di mezzogiorno, fare un bel brunch e poi siamo a posto. Quindi seguite il vostro corpo. Buonissimi, eh? Sì, molto buoni. E mentre io mi sono alzata un secondo, guardate chi mi ha preso il posto. No, i pancakes non si toccano. I miei pancakes non si toccano. Per pranzo abbiamo preparato del tacchino teriyaki cremosissimo accompagnato con del riso basmati. Quindi ho pesato 170 grammi di riso basmati, ma qui si può usare anche il riso nero, rosso oppure integrale, scegliete voi quello che preferite. L'ho sciacquato molto bene. Dopodiché l'ho messo in una casseruola con 300 g d'acqua e un pizzico di sale. Quando ha cominciato a bollire, l'ho coperto, ho abbassato la temperatura e l'ho fatto cuocere per circa 10 minuti, fino a quando il riso ha assorbito tutta l'acqua. Poi ho preso 300 g di petto di tacchino e l'ho tagliato a strisce. Qui ovviamente potete usare anche del pollo, se preferite usare quello. Poi l'ho messo in una ciotola e ho aggiunto 2 cucchiai di olio di semi di girasole, ma va benissimo anche quello di oliva. Cucchiai di salsa di soia senza glutine, qui potete usare la salsa di soia tamari che potete trovare anche nei negozi biologici. Poi ho aggiunto un pizzico di zenzero in polvere e un pizzico di aglio in polvere. Ho aggiunto anche un cucchiaio di farina di riso e ho mescolato bene il tutto. Poi ho trasferito il tutto nella padella e ho fatto insaporire per un minuto circa. Dopodiché ho aggiunto un bicchiere d'acqua in modo da rendere il tutto più cremoso. Ho coperto con un coperchio e l'ho fatto cuocere per circa 5 minuti. E una volta pronto ho impiattato il tutto insieme al riso. Potete già vedere quanto sia cremoso e buonissimo questo tacchino teriyaki e vi consiglio assolutamente di provarlo. Infine ho guarnito con del cipollotto fresco tagliato finemente. Wow, forse avete notato che nel tacchino, nella salsa, non ho aggiunto ulteriore sale, ma perché la salsa di soia ha già sale di suo, quindi prima assaggiate, poi se volete aggiungere ancora del sale, aggiungetelo. Comunque veramente buonissimo. Squisito, Diana, bravissimo. Oddio, troppo buono. Penso sia il mio piatto preferito in assoluto. Questi sapori tra lo zenzero, l'aglio e la salsa di soia, proprio buon pranzo. I nostri pranzi sono comunque abbastanza semplici, piatto unico come questo, magari a volte aggiungiamo anche qualche verdura in più, non so, un'insalata o della verdura al forno, insomma, però stavolta secondo me va bene così. Io sì, anche perché è un piatto completo. Sì, il riso poi comunque riempie abbastanza, sì. Poi c'è anche il tacchino, quindi siamo a posto così. Buon pranzo! Come spuntino ho tagliato semplicemente 2 carote a bastoncini dopo averle sbucciate e le abbiamo mangiate con del burro di mandorle, ma spesso le mangiamo anche così, da sole. Le carote sono ottime come spuntino anche perché si possono tagliare la sera prima e portarle dietro per quando si è fuori casa. A cena invece ho cucinato del salmone con asparagi ed anche del cavolo cappuccio, crudo, tagliato finemente e condito.
Per questo piatto ho utilizzato 2 tranci di salmone, 2 belle porzioni abbondanti di asparagi, circa 400 grammi a persona, e infine mezzo cavolo cappuccio. Quindi per prima cosa ho tolto la parte più dura degli asparagi, io li spezzo semplicemente e poi li ho sciacquati molto bene. Poi li ho messi in una casseruola con acqua abbondante e li ho fatti cuocere per circa 4 minuti dal bollore, in modo che rimanessero ancora croccanti e dal colore verde brillante. Nel frattempo ho messo il salmone in una ciotola insieme a 2 cucchiai di olio d'oliva, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale e un pizzico di aglio in polvere. Poi li ho trasferiti in una teglia e li ho ricoperti con la salsa rimanente e li ho fatti cuocere nel forno statico già caldo a 180 gradi per circa 20 minuti. Nel frattempo ho scolato anche gli asparagi e li ho messi da parte. E infine ho preparato il cavolo cappuccio, quindi l'ho tagliato a metà. Ho rimosso la parte centrale e poi ho ricavato delle fette. Per velocizzare il tutto, le ho passate nel frullatore con la lama apposita per affettare finemente, ma ovviamente questo passaggio si può fare anche con il coltello. Infine ho messo il cavolo cappuccio tagliato in una ciotola e l'ho condito semplicemente con del sale, del succo di limone, circa mezzo limone, e un cucchiaio di olio d'oliva. Semplicissimo, ma davvero davvero gustoso. Una volta pronto il salmone, ho impiattato il tutto e sugli asparagi ho messo del succo di limone e un pizzico di sale. Infine ho aggiunto dei semi di sesamo per guarnire il salmone e la nostra cena è pronta. Buon appetito! Magari vi aspettavate dei piatti un po' più elaborati o comunque delle ricette più lunghe, non so, più insomma complicate, ma ragazzi noi in realtà mangiamo semplicissimo, come vedete, pochi ingredienti e insomma cucinate appunto in modo semplice, ed è ciò che proponiamo anche nei nostri vari corsi che abbiamo fatto e che faremo in futuro, quindi niente, siamo, questo è proprio un cosa mangio in un giorno onestissimo. Esatto. E magari vi potrà servire appunto come spunto o come idea per i vostri pasti, perché no? Tra l'altro questo cavolo cappuccio è proprio buono. Sì, condito proprio in modo semplice, se non l'avete mai provato, comunque va bene anche con la verza. La tagliate in modo molto molto fine e la condite così ed è buonissima. Io la mangio da quando ero piccola, mi piace molto. Anche per il pesce, per esempio, io preferisco, non so tu, condimenti molto semplici, ecco, per il pesce. Ci starebbe anche magari un po' di salsa di soia o comunque delle erbette, magari dell'aneto o prezzemolo. Io non ce li avevo, quindi come vedete ci si può tranquillamente aggiustare quando non si hanno tutti gli ingredienti. Però vi assicuro che vi saziate con questo, con questi alimenti qua, con questi piatti qua. Sì. Magari qualcuno si sta chiedendo, ma non mangiate il pane, ma perché vedete che manca sempre il pane? Ecco, no, il pane non lo mangiamo noi, o magari lo facciamo con le nostre farine di grano saraceno, magari di legumi, ma comunque lo mangiamo sempre a pranzo. E a cena preferiamo, insomma, rimanere un po' più leggeri, in modo da digerire bene tutti i cibi prima di andare a dormire, soprattutto perché
magari noi usciamo a fare una passeggiata anche con il cagnolino, però non tutti possono uscire e dopo mangiato, insomma, ci piazziamo sul divano a non smaltire ciò che abbiamo ingerito e quindi facciamo più fatica a digerire. In questo caso con questi alimenti non ci sono problemi. Comunque facciamo la passeggiata lo stesso col cagnolino e non abbiamo neanche problemi di digestione prima di andare a dormire. Ragazzi, la giornata di oggi si conclude così, con una bella passeggiata in mezzo al verde. Noi speriamo che questo video vi sia stato utile e soprattutto che le ricette vi ispirino anche a creare i vostri pasti. E se sì, iscrivetevi al nostro canale, lasciateci anche un mi piace e in questo modo ci supportate, ci aiutate a crescere questo canale e a continuare a proporvi una cucina salutare. E scriveteci anche qui sotto nei commenti che cosa mangiate voi in un giorno, siamo veramente curiosi. Per oggi è tutto, vi aspettiamo nel prossimo video. Un bacio a tutti!